Ciao a tutti, benvenuti per questa nuova recensione, narrazione di curiosità, non saprei neanche più come chiamarla, non abbiamo un nome con questa cosa, comunque, va bene. 42. Ottavo episodio di The Bad Batch, giro di boa, si chiama Reunion, un po' spoiler perché abbiamo capito perfettamente che riunione sarà quella per i Bad Batch. Del resto abbiamo finito l'episodio 7 con gli Scrapper, ovvero la gilda dei rottamatori che chiamava l'impero, avendo trovato la Bad Batch, per cui è logico che alla fine vedremo arrivare Crosshair, anche perché nell'immagine, nell'anteprima su Disney Plus, vediamo Crosshair, per cui insomma abbastanza spoilerato, ma non è neanche tanto uno spoiler, non vedevamo l'ora che succedesse questo, per cui finalmente siamo arrivati. Giro di boa, come annunciato dagli addetti ai lavori, avrebbe cambiato completamente registro la serie arrivata a metà stagione, ne mancano altri 8, per cui siamo perfettamente a metà e avevano decisamente ragione. Il ritmo è completamente cambiato, la tensione stesso discorso, l'adrenalina, l'azione, è arrivato, è arrivata la ciccia e io ne sono estremamente contento, perché come sapete benissimo se seguite i miei video era arrivato un po' a preoccuparmi fino a qualche episodio fa. Come non detto, dimentichiamo quel rant, dimentichiamo i problemi, mettiamo una pietra sopra sulla stanchezza sperando che continui con questo ritmo. Io immagino che un po' si fermi, perché se i prossimi 8 episodi avranno questa roba qui ci sarà veramente da divertirsi, ma nel finale di questa puntata non sembra affatto vogliano frenare, anzi, per cui incrociamo i diti e via andare. La puntata è più o meno come quella della settimana scorsa, ho trovato un espediente narrativo molto intelligente, molto normale, molto umano, e questa cosa mi è piaciuta molto. La Bad Batch vuole scappare da Bracca, vuole andare via da Bracca perché sanno che sono stati intercettati dagli Scrapper, dalla gilda dei rottamatori, ma Hunter dice no raga, non c'abbiamo una lira, per cui stiamo qua, cerchiamo roba che possa permetterci di vivere, di pagare i debiti che abbiamo con Sid e via dicendo. Mi ha stupito in modo molto piacevole, perché non capita spesso una scelta narrativa simile, no? Viene presa una strada che è sempre dedita allo spettacolo, in realtà anche questa è dedita allo spettacolo, però di base dobbiamo scappare, no? Hai un obiettivo di scappare, farti inseguire e creare relazioni, invece Hunter dice no, come no, aspetta, non abbiamo i soldi, fermiamoci. Questa cosa in questo contesto Star Warsiano galattico non succede spesso, per cui ho gradito veramente tanto questa scelta. Molto bene, rimangono su Bracca, fanno un paio di ragionamenti su quello che devono fare, decidono di andare in uno dei Venator per prendere le armi, perché qualcosa lasciano sempre, infatti così è. La puntata però parte con Kamino, Lamassu, Crosshair, l'ammiraglio Rampart che ricevono la notizia dell'avvistamento dei The Bad Batch. Crosshair si impone e dice no, ci devo andare io con la mia squadra e con dei cloni, con un sacco di cloni, perché non sono gli ultimi cloni arrivati, hanno due palle così, per cui bisogna che andiamo a catturarli in forze. Così è, vanno e pian piano arriveranno durante il furto, se vogliamo, la razzia che la Bad Batch sta compiendo all'interno di questo Venator. Scopriamo diverse cose interessanti, piccoline, ma per i fan hardcore, come posso definirmi io, adesso sapete benissimo quanto amo la saga, per cui il dettaglio per me è fondamentale. Scopriamo che la creatura vista nella puntata precedente è un Dianoga, molto interessante perché gli vediamo finalmente la bocca, che è molto simile al Mamakor, per cui molto probabilmente saranno tutte creature più o meno della stessa famiglia, hanno sempre questa bocca, questa voragine con i denti circolare. Non vediamo l'occhio del Dianoga, per cui per quello avevamo il dubbio, però insomma Tech ce lo dice chiaramente, proprio pronuncia la parola Dianoga, per cui scopriamo qualcosa in più di questa creatura che vive in mezzo ai rifiuti. A livello di canon sembra che probabilmente questa Dianoga aiuti a ripulire con i suoi acidi, con i suoi morsi, oppure li deglutisce, poi li sputa e via dicendo, aiuta a ripulire i rifiuti. Questa credo che sia una
descrizione passata per spiegare la motivazione di questo habitat, di questa creatura immensa. Molto bene, scopriamo anche, scopriamo, forse mi era scappata in realtà, però in questa puntata finalmente ho capito come si chiama l'astronave di The Bad Batch, si chiama Marauder, leggendo online si chiama Havoc Marauder, molto interessante, anche perché Marauder è un nome che abbiamo già sentito più o meno nel canone, nel Legends e via dicendo, su come nome per varie astronave, credo imperiali o della Repubblica, per cui insomma un pochino di tasselli, non solo. Siccome io sono un rompimaroni e sono uno che cerca sempre il dettaglio perché mi dà gusto la scoperta dell'easter egg o del dettaglio, mi sono chiesto quale fosse la creatura rappresentata nel casco di Wrecker. E subito ho pensato, probabilmente potrebbe essere, sai, avrebbe senso che fosse un Wampa, e in effetti è un Wampa, infatti se guardate c'ha le corna che sono in mezzo alla bocca, le fauci aperte sopra e le fauci aperte sotto, si vedono i denti, per cui direi che è un Wampa. Questa cosa l'abbiamo postata ieri sul club di cui sono presidente e vi chiedo di seguirci se ne avete voglia, Empira Star Wars Fan Club, qualcuno di voi lo saprà, qualcun altro no, comunque insomma abbiamo un club vero e proprio, bello carico, che scava sempre in ogni prodotto di Star Wars, per cui se ne avete voglia, noi siamo di là. Bene, ho fatto un po' di pubblicità occulta di Lega Nerd, ma ormai praticamente Lega Nerd per Empire è un po' un grande zio, insomma, siamo cresciuti poco dopo, insomma è sempre stata una cosa che si è amalgamata a vicenda, per cui ringrazio sempre Antonio per darci sempre questa possibilità. Comunque, andiamo avanti, la puntata si fa interessante, Crosshair con le sue truppe arrivano contro i Bad Batch, c'è ancora un momento di tensione, sono braccati, di fatto stanno per essere catturati o addirittura uccisi, Omega con continua a dire non hai controllo sul chip inibitore, Crosshair, Hunter incalza, no, tramite uno stratagemma riescono a scappare, comunque scappano all'interno di un motore, continuano a raccontarci che è una cosa che non è mai successa e dentro la nostra testina arriva una pulcina che dice sta a vedere che adesso accendono il motore. Ok, siamo nel mondo di fantascienza dove anche i relitti sono comunque sempre funzionati, infatti l'hanno acceso poi prima nella puntata per andare a recuperare le varie cariche per poter rivendere o scambiare con Sid. Interessante, perché succede che loro accendono il motore, ma non vi sto a raccontare più di tanto perché non è questo il focus. Riescono comunque a sfuggire piano piano, insomma non è proprio finita, sono un po' in salvo, molta tensione, il tutto accompagnato sempre da una colonna sonora fuori dai coppi, strepitosa, completamente diversa da quello che è per noi Star Wars, ma forse qualcosina di più simile a quello che è The Mandalorian, ma nemmeno simile a The Mandalorian, perché parliamo di musica elettronica, ma non è la classica musica sinfonica come poi avevamo già sentito in The Clone Wars. In realtà Kiner, che è il compositore, è lo stesso anche della settima stagione di The Clone Wars, per cui le musiche stanno cominciando ad avere una propria personalità legata alla serie ed è molto interessante. Faccio un piccolo passo indietro, il giorno prima sempre Kiner ha postato un tweet che un po' ci ha preparato con un ritorno, con un arrivo, se non ricordo male il tweet diceva there is a person, anticipando che sarebbe arrivato qualcuno all'interno della puntata. Molti di noi hanno pensato a Cal Kestis, perché siamo su Bracca, abbiamo visto gli Scrapper o la Gilda dei Rottamatori con lo stesso poncio, lo stesso abbigliamento, tutti pensavamo, è una parola un po' grossa perché sarebbe stato forse troppo scontato, speravamo, è un bel discorso perché avrebbe aiutato a unificare ancora di più tutto questo nuovo canone, in realtà è un ragazzino in quel periodo per cui non era così sicuro che avremmo visto Cal Kestis. Abbiamo anche immaginato sempre con Impira che fosse Vader, sappiamo che il periodo è perfetto per avere Vader, sappiamo che The Bad Batch sono ricercatissimi, per cui mi immaginavo che l'impero mandasse magari Crosshair però da spalla a Vader, no? Vader è Vader comunque, oppure qualcuno ha immaginato anche Boba Fett, avrebbe senso, è un cacciatore di taglie, devono andare a catturare The Bad Batch, per cui portano questo Boba Fett, però insomma Boba Fett è ancora in giovane età, non è proprio formato e adultissimo, però comunque sia potrebbe aver avuto senso. In realtà scopriamo finalmente chi è questa persona ed è un enorme, ci ha sorpreso in maniera enorme perché nessuno si aspettava questo arrivo, ovvero Cad Bane. La scena finale è memorabile per quello che mi riguarda, soprattutto perché andiamo a citare ancora una volta Sergio Leone in maniera assolutamente meravigliosa. Citando Sergio Leone,
Logicamente andiamo a citare il finale di episodio 3, il combattimento tra Grievous e Obi-Wan Kenobi. Andiamo a citare un po' tutto quello che è stato citato di Sergio Leone durante tutta la saga, dal 77 ad oggi. Sergio Leone è uno dei principali ispiratori per quello che riguarda la parte western della saga, che è importante. E quando arriva, parliamo proprio di West totale, col cappello un po' più piccolo. Se ve lo ricordate, in The Clone Wars aveva questa tesa bella larga, qui abbiamo visto il cappello che è rimpicciolito un pelo, probabilmente un discorso di design, non credo che abbia cambiato cappello, ma hanno voluto comunque rinnovarlo. Cash, action figure, merchandise, gadget, tutto, così se avete quello con la tesa larga vi comprate anche quello con la tesa stretta, no? Per cui insomma, bam, un nuovo Cad Bane super western, sguardi western, inquadrature mezzo busto, primo piano, dettaglio sugli occhi, paro paro, duello mano di fianco alla pistola, come abbiamo visto in Solo, come abbiamo visto in Mandalorian, come abbiamo visto in episodio 3. Ovunque questa cosa ritorna, ma è Sergio Leone, l'unico grande dio di questa scena è sempre Sergio Leone. Bam, si sparano, purtroppo Cad Bane a due palle così colpisce Hunter, che però, vista l'armatura supersonica, finalmente in questo caso funziona. Solitamente muoiono come delle formiche, invece questa è evidentemente speciale, tiene, oppure lui è speciale e ha più resistenza, ma rapisce Omega. La puntata si conclude con Omega nelle mani di Cad Bane, molto 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 interessante. Cad Bane, adesso io non ricordo mai il nome del suo droide, ma non è da solo, logicamente è in compagnia del suo inimitabile droide, che non ricordo mai come si chiama, ma va bene, non è un problema. La puntata finisce con questo suspense, con questa suspense, con questo cliffhanger che ci porta logicamente a chiacchierare, a discutere e ad averne ancora più voglia per la puntata della settimana prossima, che sarà la nona puntata, la prima della seconda parte della serie. Brava Lucasfilm, chiedo scusa per il mio rant di qualche puntata fa. Era un rant dedicato alla singola puntata, avevo detto anche che le cose potevano cambiare, ho sempre detto comunque che il prodotto secondo me è un ottimo prodotto nonostante questo rallentamento, che come detto più volte è un classico schema di Filoni e compagnia bella. Perfetto, dimentichiamoci quella cosa, perché Bad Batch sta entrando nel vivo e si prospetta un prodotto veramente incredibile. Bravo Lucasfilm e ci vediamo alla settimana prossima. Bella voi!